va ora in onda? Dove vai, uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Science da Luciano De Bei. Questo è il settimo appuntamento che abbiamo intrattenuto tra di noi come chiacchierata in generale in questa ora, anche se abbiamo iniziato questo settimo appuntamento un po' in ritardo, ma nulla, nessun problema. Vi avevo promesso che avremmo parlato della meditazione, o meglio della meditazione che faccio io anche personalmente. Ed è quello che faremo questa sera. Ma per chi magari si è sintonizzato per la prima volta questa sera, lasciatemi esporre due chiarimenti importanti. Queste nostre chiacchierate, come sapete, sono all'interno di un tema molto importante, di attualità, che si è fatto e si è preso carico anche Radio Science, di stabilire dove sta andando l'uomo. Il grande tema di oggi è: non sappiamo l'umanità dove si sta muovendo, in quale direzione. E, il mio coinvolgimento all'interno di questo tema prevede anche però un aspetto importante. Se non sappiamo capire chi siamo, difficilmente potremo anche capire dove stiamo andando. Questo è una specie di leitmotiv che sin dalla prima puntata, del primo incontro e chiacchierata, ho cercato di portare avanti. E ovviamente ho cercato di dare delle delucidazioni nelle precedenti puntate per arrivare poi al cuore di questa sera, che è la meditazione, perché il conoscere se stessi implica, richiede necessariamente una introspezione. E lo strumento necessario per questa introspezione, per l'appunto, è la meditazione. Quindi, se non riusciamo a familiarizzare con questo aspetto, con questo concetto e con questo metodo, ben difficilmente l'uomo riuscirà a entrare in se stesso e quindi conoscersi. La meditazione non è una cosa nuova, risale da millenni e millenni nelle varie società arcaiche. Prevalentemente è un metodo più orientale che occidentale. Da noi occidentale esiste più un aspetto contemplativo più che meditazione. Lasciatemi brevemente fare un cenno così, una carrellata sui generi della meditazione orientale. Ne abbiamo vari tipi di meditazione. La meditazione sostanzialmente può essere portata avanti, diciamo, con seme o senza seme, cioè con un oggetto su cui meditarci sopra, come nessun oggetto. E il buddismo, per esempio, di cui io seguo da molto tempo, così come faceva il Buddha, la meditazione è senza un oggetto su cui meditarci. Quindi in pratica il soggetto nella introspezione perde qualsiasi riferimento di identità con qualsiasi forma di oggetto. E quindi il soggetto e l'oggetto in qualche modo svaniscono, si fondono. E ciò che rimane è la nostra vera essenza. Quindi per arrivare alla meditazione, come dicevo, che io pratico, e che poi ognuno di voi, poi chiaramente non è necessario e non è detto e non obbligato a seguire questa forma di meditazione, ne potrà fare anche a molte altre, avrà solo lo stimolo di cercare quella più adatta a lui. Se lui ritiene, perché magari è una persona devota, di avere e sviluppare una meditazione con seme, evidentemente farà una meditazione sulla divinità che lui ritiene più
appropriata. Nel mio caso invece non è così, adesso lo capirete. Ovviamente io non vado a sviluppare una meditazione di fatto come la faccio nei tempi e nei modi, perché i tempi della trasmissione non lo consentirebbero. Io vi do sostanzialmente la metodologia, restringendo chiaramente tutti i tempi che ci sono, dopodiché voi capirete come e quando dilatarli. È chiaro che per meditare quindi bisogna trovare un ambiente molto rilassante, tranquillo, e un ambiente che dovrebbe essere, come dire, usato come abitudine per abitudine, quindi nella vostra cameretta, magari nel vostro studio, quello dove ritenete più opportuno. E deve essere, ripeto, un ambiente isolato, che non vi sia interferenze di telefono per dirci, o di persone che possono disturbare. Quindi una volta trovato questo ambiente, trovare una posizione molto comoda. È chiaro che gli orientali usano la posizione a gambe incrociate, per capirci. Noi con molta più difficoltà potremmo fare una cosa del genere, non siamo abituati. Quindi vi consiglio una seduta molto comoda, una poltrona o quello che può essere. L'importante è trovare una posizione su cui poi rimanere abbastanza fermi e rilassati, senza tensioni. Quindi l'attenzione, dopodiché se voi volete creare un clima un po' adatto, con un po' di incenso o magari una leggerissima musica all'inizio magari, dopodiché però se non la usate sarebbe meglio. E a questo punto, una volta che voi siete rilassati e avete trovato la vostra posizione molto comoda, portate l'attenzione sul respiro. Voi percepite la respirazione in un certo modo, ecco. Cominciate intanto a non fare nessun tipo di pensiero, di valutazione su ciò che percepite. Voi semplicemente dovete osservare ciò che state osservando. Quindi in questo momento osservate la respirazione. Sarà veloce, non sarà veloce, sarà un po' forte, eccetera. Non è importante. Voi percepite e cominciate a comprendere che state osservando questo tipo di respiro. E a questo punto cominciate a portare l'attenzione un po' su tutto il corpo. Comincerete o dalla testa o dai piedi, io preferisco dai piedi, e piano piano cominciate a percepire le varie parti del corpo, il plantare, i talloni e così via, no? Le ginocchia, i polpacci, e vi soffermate un attimo, percepite poi proprio la posizione del corpo. E così piano piano salite fino ad arrivare alla sommità del capo. Quindi percepirete anche le orbite degli occhi, il naso, eccetera. Quindi voi cercherete di avere, come dire, una specie di fotografia di contatto immaginario con il vostro corpo. Man mano che voi cominciate a percepire questa parte del corpo, voi anche percepirete un rilassamento di questa parte del corpo. Quindi il corpo alla fine dovrà essere completamente rilassato. Questo perché? Perché è come se noi volessimo in qualche modo togliersi un abito e deporlo. Quindi il nostro scopo, il nostro fine è quello di deporre le varie guaine. Se vi ricordate, vi avevo accennato che la nostra essenza è rivestita da 5 guaine. Quindi la prima guaina, quella più grossolana, è il corpo. Quindi noi per entrare è come se noi dovessimo accedere a delle stanze, come un po' sulle matrosche, no? Noi entriamo da un vano dentro all'altro. Quindi noi, il primo vano, che è il corpo grossolano, dovremmo in qualche modo perdere la percezione.
se non riusciamo a far questo, la coscienza rimane in qualche modo imprigionata nei vari sensi del corpo fisico e quindi non riuscirà a entrare in se stessa. Perciò dobbiamo cercare in tutti i modi di trovare questa condizione di rilassamento molto profondo. Quindi senza fretta, all'inizio per fare questa operazione del corpo perderete quei 15-20 minuti e poi andando avanti con la pratica molto meno, qualche minuto e anche meno. E il corpo dovrà essere, ripeto, completamente abbandonato. Voi comincerete a percepire quindi le sensazioni, passerete il corpo quello energetico, quindi percepirete la pulsazione del sangue, le battite del cardiaco, del cuore, percepirete il fluire della temperatura, del calore nelle varie parti del corpo. E quindi anche qui dovete semplicemente osservare senza attivare la mente in qualsiasi forma di giudizio o di analisi che sareste portati a fare. Anche qui. Questo è la seconda guai nel secondo corpo. Noi dobbiamo tendere a perdere i contatti. Il corpo energetico, che sostiene poi anche il corpo, di fatto il corpo astrale, è quello che è formato dai sette chakra, come si era parlato. Cioè, quindi l'attenzione dovrebbe essere portata, chi ha un po' di dimestichezza, anche nei plessi. Nei vari plessi cardiaci, plesso solare, eccetera, terzo occhio, e qui in qualche modo, portando l'attenzione, attivare un po' le porte, diciamo, energetiche di questi plessi. Anche questa fase porterebbe via 15-20 minuti, con molta calma. Ritornerete poi alla percezione del respiro e comincerete a osservare che il respiro si è fatto molto, ma molto più sottile, più calmo, più rilassato. Voi piano piano state andando in una condizione in cui normalmente non vi trovate, non siete abituati. Noi siamo abituati all'azione, al muoversi, all'attività, quindi siamo abituati a regolarizzare il nostro ritmo con il corpo. In questo momento invece il corpo l'abbiamo abbandonato e stiamo abbandonando anche il corpo energetico. Arriviamo quindi al corpo mentale, che è la parte più importante. Quindi a questo punto noi cominceremo a osservare, come abbiamo fatto per il corpo fisico e quello energetico, osservare la mente. Qui comincia, diciamo, un primo grosso problema che chi non è abituato troverà una mente affollata da tanti pensieri che arrivano, preoccupazioni, quindi ovviamente è inutile che stiamo a dire, siamo tutti presi dall'affanno e dalla preoccupazione, quindi l'appuntamento, la bolletta, l'impegno, la scadenza. E saremmo portati a attivare e a seguire il pensiero per dargli in qualche modo ragione d'essere. Sarebbe un errore perché a questo punto noi riattiveremo il corpo energetico e quello fisico. Saremo portati quasi verso l'azione. Noi invece dobbiamo semplicemente, si fa per dire semplicemente, ma osservare il pensiero che arriva e lasciarlo andare. Piano piano vi accorgerete che, come una specie di vagone di un treno, un pensiero e si è attaccato all'altro, ma c'è uno spazio, c'è un interspazio tra un pensiero, c'è un vuoto tra un pensiero e un altro. Prima che arrivi l'altro pensiero, quello che se n'è andato, va bene, non è più percepibile e quello che sta arrivando, che dovrà arrivare, non è ancora percepito. Ecco, in questa fase che inizialmente è quasi impercettibile, dovete fissarvi con la vostra attenzione. Voi dovete dilatare il più possibile, piano piano con la pratica poi si arriverà a questo, a dilatare l'attenzione il più possibile su questo spazio in cui non c'è alcun pensiero. E qui chiaramente
chiaramente dipende dalla persona, dipende dalla pratica, dipende da tante cose, qui il tempo dilata molto. Inizialmente magari è anche difficile riuscirci, ma col tempo questo avverrà. Questo è importantissimo perché allora nel momento in cui io riesco a creare questo vuoto nella mente, ma sono presente, quindi è come una stanza vuota che non c'è nessuno, sono anche in grado di stabilire la qualità e l'importanza del pensiero che sta arrivando. Sono in grado di capire se lo voglio seguire o no. Diciamo che mi pongo nella condizione in cui piano piano perdo il condizionamento mentale. Non sono più soggetto all'azione perché la mente me lo impone, ma a questo punto sono io che decido se voglio o meno seguire il pensiero. In poche parole, la persona comune, il soggetto è la mente e l'oggetto è il mondo esterno, quindi c'è una relazione tra mente e oggetto, tra soggetto e mente, tra soggetto e oggetto, quindi quando la mente percepisce attraverso i sensi l'oggetto, ne rimane anche in qualche modo impressionata, come una specie di lastra fotografica, e a questo punto è in qualche modo obbligata a reagire. Invece, nel momento in cui io mi trovo in questo spazio di silenzio e di vuoto, il mio soggetto non è più la mente, ma sono io, la mia vera natura. Diciamo che in questo momento sono nel corpo causale, ma diciamo sono la mia vera natura, e l'oggetto diventa la mente. Quindi l'oggetto esterno perde di importanza, perché nel momento in cui io sto valutando e considerando come oggetto il pensiero che sta arrivando, e va da sé che il mondo esterno perde quella aggressività, quella irruenza che nella persona comune ha. Questo nel tempo porta a una condizione di estremo stato di quiete e di pace. Non siamo più condizionati dal mondo esterno, ma mi trovo continuamente in uno stato d'essere, che sarebbe poi l'inizio della nostra vera consapevolezza applicata alla materia, che è l'io sono. Io sono, ho la percezione di esistere, ma indipendentemente dalla personalità che mi sono creato. Quindi all'inizio troveremo anche qui una specie di difficoltà di orientamento, perché perdiamo ogni contatto, ogni riferimento con l'ambiente fisico. Ma è una questione, un po' come quando chi è l'astronauta nello spazio. È una questione fisica di sensazione che poi piano piano uno va riprendendo. È una questione che bisogna abituarsi, e la meditazione è importantissima su questo piano. Sarebbero tantissime cose da dire, perché chiaramente il tempo non lo consente, ma per esempio nel momento in cui io mi trovo in questa condizione, ripeto, ho il corpo fisico, il corpo energetico in una condizione di rilassamento, e nel momento in cui il corpo energetico è rilassato, riequilibria tutti quanti i chakra o questi plessi che normalmente noi con lo stress tendiamo a crearne degli squilibri o creando delle condizioni di sovratensione energetica o creando delle sottrazioni di energia. E quindi sostanzialmente squilibrando il corpo energetico, andiamo a creare uno squilibrio nel corpo fisico che crea le condizioni di un malessere inizialmente, poi di una malattia dopo. Quindi la meditazione è importante perché mi mette in una condizione di trovare la mia vera natura. E questo perché? Perché nel momento in cui sono in questo stato, sono in grado anche di capire cosa voglio fare, cosa devo fare. Ecco che allora quel condizionamento che si diceva nelle precedenti trasmissioni, in cui io agisco ma non so di agire, un po' come
il drogato per intenderci, o quello che è fortemente condizionato da complessi o da problemi diciamo mentali, e non sono più in grado di contrappormi, non sono più in grado di oppormi e quindi non posso più sapere dove sto andando. Oggi l'uomo purtroppo ha perduto questa condizione di introspettiva. Un tempo era molto più facilitata perché la vita stessa più rilassata, più tranquilla, alla sera non c'era la luce per intenderci, per cui già il guardare le stelle portava a uno stato di meditazione, anche senza volerlo. E quindi noi oggi siamo freneticamente presi da mille attività, non ultimo il fatto che quando pensiamo di rilassarci ci mettiamo davanti alla televisione e lì chiaramente la nostra mente cade in un condizionamento ancora più profondo e forte. Sostanzialmente noi non siamo più in grado di capire e di gestire noi stessi. L'uomo oggi si trova come una bussola che sostanzialmente ha perso l'orientamento. Come possiamo indicare all'uomo, a questo tipo di uomo, dove andare? Non è possibile, è inimmaginabile dargli, cioè sarebbero da dargli altri condizionamenti, ma a questo punto io avrei, come dire, mi relazionerei con un robot più che con un essere umano. Ok? Posso orientare delle persone, un gruppo di persone anche a fare del bene, ma se non sanno esattamente cosa stanno facendo e non sanno chi sono, quell'azione perde di efficacia perché una volta esaurito il condizionamento si torna alla condizione originaria. Quello che è importante, io credo, che nella nuova società è riproporre la conoscenza di noi stessi. Io semplicemente con queste brevi chiacchierate ho cercato di dare una pallida idea uno spunto di questo grandissimo tema. Non ho certo la pretesa di aver esaurito, di aver convinto nessuno, ma certamente stimolato la riflessione. L'umanità in questi ultimi secoli è andata avanti anche con grandi ideologie, che come abbiamo visto poi queste ideologie col tempo sono nate ma sono anche morte. L'uomo freneticamente si fa condizionare anche da queste forme di ideologia, come si è fatto condizionare da forme di religione o di altre cose. Non si va da nessuna parte. Francamente, con tutta onestà, io vi dico, 2000 anni fa, quel grande maestro che è venuto per portare la sua parola, dal mio punto di vista, togliendo qualche caso molto singolare e raro, che ovviamente ci sono stati nel corso di questi due secoli, ma sostanzialmente l'umanità non ha ricevuto il messaggio. Ha fallito il messaggio quel grande maestro, non ha raggiunto ciò che secondo lui auspicava. Non per nulla, già quando era in vita, adesso mi ricordo, che aveva anche detto già ai suoi apostoli, dopo che molti discepoli l'aveva abbandonato, gli ha detto: mi abbandonate anche voi? Quindi, ed era in vita. È chiaro che risvegliare le persone è una cosa estremamente difficile, le persone non accettano di essere risvegliati. Già lo stesso Gesù diceva: non gettate le pelle ai porci. Già sapeva benissimo che l'umanità non si sarebbe risvegliata. Oggi è in mano, l'umanità è in mano a dei controllori senza anima, secondo il mio punto di vista non hanno un'anima, sono estremamente materialisti al punto che sono disposti a distruggere la natura per raggiungere i loro scopi. Noi siamo in questa condizione e noi non potremo uscirne finché l'uomo non riuscirà a capire chi è. È inutile che si escogitino soluzioni, sì, saranno soluzioni tampone, per carità, non sto mica dicendo, ma l'umanità ha bisogno di un salto quantico, di fare il salto a un'ottava superiore. Il terzo millennio lo richiede e non possiamo più portare avanti questo tipo di società. Io non sto proponendo una società, un modello, perché già proponendolo proporrei un altro condizionamento. Io dico semplicemente: l'uomo deve uscire
da questo condizionamento e dovrà essere un uomo nuovo. Sono convinto che da questi 6 miliardi e mezzo che siamo, anche più, pochissimi riusciranno a uscirne. Il resto non credo, non riuscirà a farlo. Non riuscirà a farlo per tantissimi motivi che non stiamo qui a elencare. È uno stile di vita che bisogna darsi, è uno stile di vita che bisogna acquisire molto presto. Dante lo parlava, lo diceva già nel mezzo dei cammini della nostra vita. I 35 anni, diciamo, l'età matura è l'età buona per poter cominciare a comprendere determinate cose. Difficilmente quindi uno potrà comprenderle a 60, 70 anni o oltre. E i giovani di oggi, che dovrebbero essere quelli che dovrebbero recepire questi aspetti, non sono in grado e non sono messi in condizione di poterlo recepire. Quindi questa società io non la vedo purtroppo senza un futuro, un grande futuro che possa, come dire, ridare una nuova era a questo mondo che ne ha tanto bisogno. Sì, io credo di terminare questa chiacchierata così. Io spero che qualcuno abbia recepito questo mio messaggio, perché la meditazione, come ripeto, è importantissima per mantenere la condizione della coscienza nel qui e ora e non lasciarla andare in un passato o in un futuro, che è fantastica. E vi auguro di poterle, come dire, per seguire questa nuova impostazione, cercate, ci sono nelle librerie, in internet, cercate, ci sono tantissime fonti su cui ispirarvi e portare e scegliere la condizione migliore per voi. Vi auguro di poterlo fare quanto prima, perché quanto prima uscirete dalla sofferenza in cui credo che un po' tutti ci troviamo. Non credo di. Sì, io pensavo anche di portare avanti nelle prossime altre puntate. Credo che sarà opportuno avere un attimo, un intervallo di tempo su cui rifletterci un po' tutti e magari risentirci un po' più avanti. Magari se qualcuno ha il piacere di risentirci, che lo faccia sentire, faccia capire molto bene alla redazione. Io vi saluto. Un abbraccio dal vostro amico Luciano e spero che vi ricordiate quanto abbiamo detto. Buona serata a tutti. Avete ascoltato una puntata di Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei.